La domanda che molti fotografi si fanno è: come fare delle fotografie che lasciano il segno e che quindi siano giudicate degne di essere pubblicate? L'elemento fondamentale che bisogna sempre tenere presente è che le vostre fotografie devono avere una loro identità, che non è l'originalità, la ricerca dell'originalità a tutti i costi. L'identità è qualcosa che possiamo assimilare alla propria voce, così come ognuno di noi ha una sua voce caratteristica e individuale che lo identifica, allo stesso modo le vostre foto devono cercare di avere una loro identità che le renda riconoscibili. Oggi, con il mondo digitale nel quale viviamo, qualsiasi ragazzo, gli appartenenti alla generazione Z, quelli ancora più giovani, sono i cosiddetti nativi digitali, sono cresciuti con le tecnologie, li dominano, è il loro ambiente naturale, per cui quella che una volta potevamo considerare le barriere d'ingresso. Le barriere d'ingresso era la conoscenza tecnica che solamente i fotografi professionisti avevano nell'utilizzare un'attrezzatura in un modo professionale. Queste barriere d'ingresso non esistono più, perché dei ragazzi giovani hanno la possibilità, e l'avranno sempre più in futuro, di sapere dominare la tecnologia nel modo migliore, probabilmente superiore a qualsiasi fotografo professionista. Quindi la strada non è quella, la strada della propria identità passa da un altro elemento. Gli elementi da cui passa sono scegliere con cura la propria storia, quindi identificare esattamente di che cosa vogliamo parlare e scegliere la modalità, la propria voce, il proprio modo di raccontare quella storia. Questi due elementi ovviamente sono strettamente uniti tra di loro, visto che stiamo parlando di un discorso visivo. Ogni foto ha bisogno di una didascalia che la racconti e che la spieghi, ma se io, leggendo la didascalia, assumo tutta l'informazione e una volta che passo a vedere la fotografia, l'immagine, non ho quasi nulla in più, beh, quello è il segnale che non è sicuramente una buona foto. La foto deve comunicare dal punto di vista visivo come prima cosa. Altrimenti non è in grado di arrivare, altrimenti non sarà altro che una delle varie migliaia e migliaia di foto che noi vediamo su Instagram, che vediamo nei social, che sono fatte secondo le caratteristiche che possiamo chiamare del mainstream visivo che domina. Delle foto fatte bene, delle foto probabilmente eleganti, che guardandole ci piacciono, troviamo gradevoli e che dopo qualche minuto ce le siamo completamente dimenticate. Se voi invece guardate la foto che vi faccio vedere adesso, immediatamente noi la riconosciamo. Questa foto è diventata il simbolo in Italia del Covid, e non solo in Italia. È una foto che è stata scattata da Francesca Mangiatorni, che non è una fotografa professionista, ma è un medico che nei primi giorni di marzo all'ospedale di Cremona, mentre era nel turno di notte, ha visto la sua collega infermiera crollata, sfinita, addormentata sulla scrivania. Racconta la Mangiatorni che avrebbe voluto come primo impulso abbracciare la sua collega, poi però si è fermata e ha scattato questa foto. Se noi la guardiamo con attenzione, non è una foto perfetta. L'inquadratura non è esattamente al centro, la luce e quell'effetto di bianco sulla tastiera davanti allo schermo del computer è un po' troppo forte. Un fotografo professionista l'avrebbe scattata in un modo diverso. Ma questa foto ha una forza che la maggior parte delle foto dei fotografi professionisti che abbiamo avuto non hanno. Ci resta impressa e la riconosciamo perché è una foto nella quale la situazione personale, quella realtà della corsia di ospedale in quel momento, è strettamente legata alla sua immagine. La fotografia ci dà un senso di verità, ci comunica qualcosa di sincero, ed è questo quell'elemento che ci tocca a livello personale, è capace di arrivare ai nostri sentimenti. Ecco, questo vuol dire avere una propria voce, avere trovato un modo per cui la nostra immagine, la nostra fotografia resta impressa e ci colpisce e rimane nella nostra memoria. Un altro esempio che vi faccio vedere è di questo giovane fotografo professionista, Fabrizio Spuckes, il quale anche lui ha deciso di raccontare in un modo originale la pandemia. Io vi faccio vedere due esempi di foto di pandemia perché ovviamente da un anno e mezzo
tutti i media sono dominati da immagini del Covid-19. Quindi diventa sempre più difficile riuscire a raccontarli in un modo che sia originale. Abbiamo visto foto in tutte le salse da tutti i paesi del mondo. Quello che ha fatto Spooky è partito dalla propria città, a Milano. Ha deciso, ha identificato in modo molto chiaro il proprio soggetto. Quindi ha detto due categorie di persone, i ricchi e i poveri. È sceso in strada, ha montato un telo bianco, fermando le persone che appartengono a queste due categorie e chiedendogli di poterle fotografare. Spooky è un allievo di Oliviero Toscani, si vede in alcuni aspetti della sua impostazione. Ma perché ha scelto queste due categorie di persone? Perché sono le due categorie di persone che per motivi opposti sono quelle che sono state meno toccate dal Covid. I ricchi perché comunque non avevano problemi economici, non rischiavano di perdere il lavoro, non hanno dovuto diminuire il loro tenore sociale, il loro tenore di vita. Quindi potevano rimanere nelle loro comode case, agiati in modo abbastanza tranquillo. I poveri, i veri poveri, quelli senza fissa dimora, per un motivo opposto, perché sono persone che hanno già una vita molto disagiata. Molti dicevano al fotografo, la mia vita è già uno schifo, che cosa mi può succedere di più? Mi ammalo e muoio, forse smetto di soffrire. Quindi, per motivi opposti, anche loro non si sentivano toccati direttamente dalla malattia. L'immagine che vediamo che ha scattato Fabrizio Spooky con questa costruzione, un ricco, un povero, un ricco, un povero, costruendo una sorta di griglia verticale immediata, ha una forza visiva e un'elementarità che ci colpisce immediatamente, ancora prima di leggere la didascalia. Poi possiamo leggere la didascalia e capiamo meglio e approfondiamo le ragioni che l'hanno portato, capiamo meglio la costruzione ideale del suo percorso. Ma questa immagine parla dal punto di vista visivo, quindi è una fotografia, ed è una fotografia che è in grado di colpirci. Quindi, facendo la sintesi tramite questi due esempi che vi ho fatto vedere, le ricetta, se vogliamo dire così, per riuscire a fare delle foto che abbiano una propria personalità è identificare esattamente la propria storia, identificare come noi vogliamo raccontare la nostra storia, quindi il nostro tono di voce, fare dialogare questi due aspetti e raccontare con sincerità la storia che noi abbiamo deciso di raccontare. Con sincerità vuol dire dimostrare la propria partecipazione. Mostrare la propria partecipazione può passare anche attraverso delle piccole imperfezioni, dei piccole sbavature, qualche cosa che nelle foto fatte a regola d'arte, e la regola d'arte è sempre molto variabile, varia velocemente col tempo, non andrebbero bene, ma sono quelle imperfezioni che fanno scattare un contatto e un'identificazione con cui guarda la foto, che lo interpellano. È un po', per concludere, tornando alla metafora del tono di voce, quello che succede con alcuni cantanti. La voce di un Ray Charles, di un Bob Dylan, sono delle voci sporche, i Bruce Springsteen, sono delle voci che teoricamente non avrebbero i canoni per essere delle voci melodiose, eppure sono quelle che hanno fatto la loro forza e la loro fortuna. Ecco, riuscire a trovare la vostra voce è l'elemento fondamentale.